Ciao, bentornato sul canale. Oggi ritorniamo a parlare di acqua e mi ricollego al video che ho fatto qualche tempo fa riguardo ad alcune azioni che possono essere indirizzate al business dell'acqua in diversi modi, non solo per quanto riguarda appunto le acque da bere o acque reflue, ma un po' un discorso generico. Ovviamente questo video è per te, Jacopo, che mi avevi chiesto tanto tempo fa. Non vedo l'ora di vedere anche gli ETF. Unica piccola postilla o prestilla, boh. Unica piccola premessa è che quando feci il video sulle azioni avevo selezionato già alcuni ETF che ho tenuto lì da parte per un po', e quando mi ci sono messo ieri ho scoperto che tutti questi non esistono più, cioè non sono più quotati. Ci sono rimasto molto male, per cui ho dovuto un po' improvvisare nel cercare un altro paio di prodotti. In realtà dovevano essere tre ETF, uno è ancora lì. Gli altri due li ho selezionati ieri al momento quando ho cominciato a registrare questo video, per cui l'analisi potrebbe essere fatta non proprio benissimo, o comunque non secondo una scaletta molto ma molto più organizzata come faccio di solito, perché mi sono trovato un po' leggermente spiazzato. In ogni caso, spero che questi tre prodotti siano di tuo gradimento. Ovviamente troverai gli ISIN in descrizione di tutti e tre gli ETF. Ricordo che non è un consiglio finanziario, ma comunque sono delle mie opinioni riguardo appunto a questi tre prodotti, anche per completare il discorso che avevo cominciato con le azioni che ho trattato nel video precedente e che ti lascio qui da qualche parte. Unica cosa, mi raccomando, non diventerai mai il nuovo uomo che va sulla Luna, però potresti diventare un astronauta un giorno se ti iscriverai a questo canale, cliccherai la campanella delle notifiche e andrai a condividere questo video con tutti gli amici a cui pensi a cui possa essere utile. Oltretutto, se lasci un pollice in su, mi fai molto felice, molto ma molto felice. E secondo me sarai felice anche tu. Bene, basta dire ca late, ti lascio ai 3 ETF e ci vediamo subito dopo per la chiusura del video. Allora, eccoci qua al primo degli ETF, questo è l'Ixol World Water Usage ETF a distribuzione, quotato in euro. Come dicevo prima, qui c'è l'ISIN, come si può vedere è molto semplice, qui c'è il ticker. LYWAT. Andiamo a vedere un attimo i dati. Prima di tutto il totale gestito è di 625 milioni di euro, per cui si tratta di un fondo non eccessivamente grande. Comunque, diciamo, è un buon fondo, non sono bruscoline. Andiamo a vedere che l'emittente è appunto la Lyxor, però voglio andarlo a vedere nel sito dell'emittente, che è questo qui. Allora, torniamo a parlare dei costi. Il TER è lo 0,6%, politica di distribuzione, quasi 628 milioni di patrimonio del fondo. Il fondo dall'inizio, anzi, year to date, per cui dall'inizio dell'anno ad adesso ha dato un meno 7,47%, e si tratta di un fondo, vediamo subito, che va a investire in diverse aree. Ecco qui i primi 10 componenti del fondo. Abbiamo American Waterworks Geberit, di cui ne ho parlato tra l'altro nel mio video di martedì, la live sulle azioni svizzere, Ferguson, Masco Corporation, Xylem, Veolia. Veolia ne abbiamo parlato anche in passato. Spirax Sarco, Aqua America, che ho avuto per lunghissimo tempo nel mio portafoglio. La prima WTR, adesso WTRG perché si è unita a un'altra azienda, e United Utilities. Il numero dei componenti dell'indice in realtà è 35, però come possiamo vedere questi primi 10 componenti vanno a coprire una parte predominante dell'indice. Già questi primi due sono il 20%, questi tre abbiamo un altro 25%, insomma questi primi 10 vanno a coprire una parte predominante dell'indice. Andiamo a vedere anche la scomposizione dell'indice in termini settoriali. Abbiamo quasi il 65% che copre industriali, il 33,3% di beni di pubblica utilità, e per cui si parla appunto di gestione delle acque sia reflue che pulite, poi materiali e information technology. Se andiamo a vedere invece dove investe questo ETF, principalmente investe in mercato americano, per cui in dollari. Poi abbiamo anche una grossa fetta, quasi il 22%, nel mercato del Regno Unito, per cui in British Pound, franco-svizzero praticamente è solo Geberit, e Geberit, come abbiamo visto nel video precedente, è una ottima azienda, enorme. Abbiamo Giappone, euro, e poi tutta l'area europea,
e poi le altre valute molto più piccole. E appunto, in termini di valute, se andiamo a vedere anche la scomposizione geografica, vediamo che comunque si ripercuote quasi in termini reali con quello che è effettivamente la scomposizione per valute, anche se, come si può vedere, per quanto riguarda gli Stati Uniti, ci sono alcuni prodotti che non provengono dagli Stati Uniti, ma sono quotati comunque in US dollars, però diciamo che andiamo abbastanza a ricreare l'indice valutario. Andiamo a vedere alcune informazioni sull'indice, anzi andiamo a vedere le performance del prodotto e possiamo vedere che appunto dal 31-12, per cui year to date, quindi dal 1 gennaio, ha avuto un calo improvviso, non poteva essere altrimenti, del 30.36%, adesso ha avuto un piccolo recupero e dall'inizio dell'anno appunto ha avuto un rendimento del meno 0.742%, però se pensiamo che a marzo era al meno 30, comunque ha fatto un ottimo recupero di quasi il 23%, se così si può dire. Insomma, se andiamo a vedere tutto quanto il percorso, invece l'indice ha avuto delle performance paurose. Ecco, se non ci fosse stata la crisi pandemica, nel totale avrebbe reso già un 287%, anche se si è molto discostato dal benchmark, che era il 312%. Su 5 anni, comunque, l'indice è andato a dare un totale di, andiamo un attimo, sì, del quasi 30% di rendimento su 5 anni, che male non è, male non fa. Essendo a distribuzione, abbiamo anche le nostre quote, diciamo, di dividendi, che sono dati con cadenza, vediamo subito se lo dice, annuale, questo è quello che vedo, di 65 centesimi annualmente per ogni quota azionaria. Attualmente il costo dell'azione, vediamo se lo dice, allora qui non lo dice, ma sono andato a vederlo su Google, sulla pagina delle quotazioni della borsa italiana, di circa 45 euro. Adesso siamo di nuovo su Trexite, andiamo un attimino a vedere alcune informazioni che ci possono interessare. Tra l'altro qui le prestazioni si possono vedere anche su termini grafici, e qui c'è stato il brutto botto. Comunque ha avuto già un piccolo recupero, e questo è il rendimento da questo anno, dall'inizio dell'anno, mentre questo è su 3 anni, per cui possiamo vedere nell'arco di 3 anni comunque ha avuto un rendimento positivo. Ah, ecco, qui magari ci dice la volatilità annualizzata è del 17.54%, per cui si tratta di un indice molto volatile che ha avuto un drawdown massimo del quasi del 61%. E per cui è un qualcosa da tenere in considerazione se non ci piacciono appunto i fondi o comunque ETF o le azioni che hanno dei drawdown e delle volatilità molto alte. Il metodo di replica è a swap, unfunded swap. Andiamo a vedere che comunque, come dicevo prima, è di proprietà di Lyxor. La giurisdizione è quella francese, la forma giuridica è SICAV ed è stato creato nell'ottobre del 2007, valuta in euro, con distribuzione e con una spesa TER dello 0,60%, che comunque non è che sia una grande, cioè non è una cosa che mi piace, è abbastanza caruccio per quello che va a quotare, anche perché è di tipo sintetico, non replica in maniera fisica l'indice. L'indice di riferimento è World Water Net Total Return Index. Adesso invece andiamo a vedere un altro prodotto, questo è dell'iShares, è l'iShares Global Water Uses ETF. Anche questo più o meno ha la stessa tipologia di prezzo, intorno ai 45 dollari. Andiamo a vedere subito la parte delle overview. A me piacciono i siti sia di Vanguard che di iShares, sono molto più chiari rispetto ad altri, tipo Lyxor, nella disposizione delle informazioni, che trovo parecchio confusionale nel sito Lyxor. Comunque andiamo a vedere il total return, e come si può vedere ha avuto comunque dei ritorni piuttosto negativi nell'ultimo anno, ma comunque ha avuto dei ritorni discreti dalla sua creazione. E comunque da questo grafica chart si può vedere che se avessimo investito 10.000 dollari qui, adesso, poco prima della pandemia, saremmo stati quasi attorno ai 20.000 dollari in 10 anni. Quindi si tratta insomma di un discreto risultato. Anche qui
il TER è abbastanza caro, 0,65. Qui predomina invece la forma fisica del prodotto, non è una replica sintetica. La distribuzione dei dividendi è semestrale. L'ISIN è questo qui, è quotato in Irlanda. Come dicevo, il prodotto BlackRock iShares. Andiamo a vedere il benchmark qual è. In questo caso si tratta dello Standard & Poor's Global Water Index, per cui si tratta di un indice leggermente diverso da quello di prima. Anche qui, per quanto riguarda il numero di holdings, parliamo di 51 holding, quindi si va a contenere più holding rispetto all'ETF che abbiamo visto prima. Andiamo a vedere anche se parla del dividendo. Allora, distribution yield 1,31, insomma, non è altissimo. Andiamo a vedere anche altre informazioni, per cui quali sono le holdings principali di queste? Qui sono le 10, diciamo, principali: American Water Works, Xylem, Danaher, Geberit, Alma, Veolia, Index, Essential Utilities, United Utilities e Severn Trent. Tra l'altro di Severn Trent ne ho parlato quando ho citato le azioni da tenere d'occhio per quanto riguarda il settore acqua. Questo indice, come si può vedere, è leggermente diverso dall'altro, ma anche qui una cosa che si può notare è che queste prime 10 posizioni, se andiamo a vedere la composizione di questo indice, quasi il 50% è dettato dalle prime 10 posizioni, su un totale di 51 posizioni, per cui uno studio di queste aziende è secondo me di fondamentale importanza se si vuole andare a investire in ETF di questo tipo, per vedere appunto dal punto di vista di stabilità se queste aziende hanno dei problemi, perché ovviamente se un'azienda tipo American Water Works ha dei problemi abbastanza prominenti, ovviamente avendo il 10% di tutto questo ETF, può andare a impattare in maniera negativa l'ETF e la sua performance, per cui in quel caso bisogna orientarsi o verso un altro ETF o verso azioni singole. Andiamo a vedere che anche qui l'esposizione per quanto riguarda i paesi è quasi il 48-49% degli Stati Uniti, quasi un 15% del Regno Unito, poi abbiamo qui la Francia con un 7,5%, Svizzera col 7%, qui abbiamo anche un po' di Cina, Canada. Andiamo a vederlo adesso su Trackside e come possiamo vedere questo ha avuto un rendimento rispetto all'Ixor che abbiamo visto prima migliore, ha avuto anche dei drawdown minori, assolutamente minori rispetto all'altro. Vediamo dall'anno oggi, ovviamente se andiamo a vedere l'anno è stato brutto per tutti. E anche qui l'indice ha perso quasi un 32%, 31,67%, per cui è da tenere in considerazione che questa tipologia di ETF, a prescindere, essendo composto prevalentemente da mercato azionario, nel caso in cui ci sia una crisi in corso, comunque tende ad avere dei grossi drawdown. Comunque, in linea di massima, come possiamo vedere qui, i rendimenti mensili anno per anno, partendo dal gennaio 2017, pochissimi anni, a parte il 2018, dove abbiamo avuto delle prestazioni pessime. Il 2018 è stato un brutto anno e qui credo che vada a inferire sia ottobre che dicembre. Effettivamente il 2018 sia ottobre che dicembre sono stati dei brutti mesi. E poi ovviamente il 2020 non andiamo neanche a menzionarlo perché sappiamo tutti quello che è successo. Però se guardiamo solo il 2017 e il 2019, dove non ci sono stati eventi particolarmente eccezionali, comunque è stato un indice che ha reso particolarmente bene. Questo ETF ha reso quasi il 27% nel 2017 e quasi un 33,5% nel 2019, che non è niente male. Per quanto riguarda quest'ultimo ETF, invece, non so perché non mi faceva accedere al sito dell'emittente, comunque è un LG Clean Water Uses ETF ad accumulazione, quotato in dollari. Questo ETF è praticamente nuovissimo, con solo 14 milioni di capitalizzazione. E per cui ha un flusso giornaliero bassissimo e una storia, diciamo, molto molto corta. È stato infatti implementato nel luglio del 2019 e l'anno scorso ha dato un rendimento dell'11,5%, mentre per riguardo quest'anno ha seguito un po' tutto quanto quello che è stato seguito dagli altri due ETF, un quasi meno 9%, ma è quello che ha seguito tutto l'indice. È una replica diretta fisica, per cui non si tratta di una replica sintetica. Appunto è stato creato nel luglio del 2019, ha sede in Irlanda e questo è l'ISIN. E andiamo a vedere un attimino altre informazioni riguardo a questo ETF.
Allora, per quanto riguarda questo ETF, come dicevo prima, non riuscivo a fare l'accesso al sito dell'emittente, non so perché. E per cui siamo su Morningstar, andiamo a vedere il portafoglio di questo ETF. Il numero delle holding qui è di 63, quindi ancora di più rispetto a prima. L'azione con maggiore presenza del 66% sono gli Stati Uniti, anche in questo caso, per cui si tratta comunque di un fondo molto esposto agli Stati Uniti, al rischio degli Stati Uniti. Andiamo a vedere il risk e il rating anche, visto che siamo qui. Ovviamente, essendo nato solo l'anno scorso, ci sono pochissime informazioni. È un ETF da tenere sott'occhio. Io in questo momento sinceramente non ci metterei un euro perché è troppo piccolo e non conosco le aziende che va a seguire. Vediamo se troviamo qualcosa nei documenti qui. No, c'è solo il KID. Allora, qui sul documento generale abbiamo delle informazioni in più. Vediamo subito che la maggior parte di questo ETF va sull'industriale, è 50%, utilities 26, information technology 8, healthcare 7.7, per cui è relativamente alla potabilizzazione, in questo caso dell'acqua, non l'acqua di per sé, come degli altri due ETF. Anche qui purtroppo non trovo informazioni. Ah, ecco. Qui ci sono delle informazioni un po' più interessanti riguardo ai 10 costituenti principali, che sono United Utilities, Avance Drain System, Severn Trent, Alfa Laval, Pentair, Seitsiu Chemical, non so se si vedono, Sebasap, Middlesex Water Company, Badger Meter e IDEX Laboratories. Per cui si tratta comunque di aziende simili ma anche diverse. Ci sono molte aziende che non abbiamo sentito negli altri due ETF. Bene, spero sinceramente che questi tre ETF siano stati di tuo gradimento e che l'analisi sia stata la più professionale possibile. Come ti ho detto all'inizio del video, sono rimasto un po' spiazzato dalla mancanza dei due ETF che avevo originariamente selezionato, però ho fatto del mio meglio per portarti un contenuto che potesse comunque darti una visione a più ampio spettro rispetto, diciamo, alle azioni che avevo trattato nel video precedente sul business dell'acqua. Ovviamente ti ricordo che in qualunque momento puoi iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e sostenermi su Patreon se hai voglia di portare avanti questo canale sostenendomi in altri modi, oltre al fatto che se fai queste cose e lasci anche un pollice in su o un commento, magari se hai dei dubbi o delle perplessità, dai una bella spinta all'algoritmo di YouTube a spingere me verso l'alto e quindi farmi crescere. Ti prego, fammi crescere. No, non è vero, sono una persona, non chiedo mai, è un favore. In ogni caso, grazie di avermi seguito fino a qui, nel video. Io per oggi ti dico che è tutto, non c'è altro da dire e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!